Buonasera, eccoci qui pronti per il telegiornale della notte. Apertura ancora una volta per l'emergenza, la drammatica emergenza migranti nel Mediterraneo. 200 morti nel naufragio di due barconi davanti a Zuwara, città libica al confine con la Tunisia. 40 vittime sono state trovate nella stiva di un'imbarcazione, le altre sono state ripescate in mare e continuano i soccorsi della Guardia Costiera italiana di centinaia di altri profughi. Numeri da ecatombe, è salito ad oltre 200 morti il bilancio dell'ultimo naufragio ieri davanti alle coste della Libia. I corpi di 40 persone sono stati trovati all'interno della stiva di un barcone che si è arenato su una spiaggia, mentre circa 160 cadaveri galleggiavano in mare a un chilometro dalla riva davanti al porto di Zuwara. Le cronache di questi giorni sono bollettini di morte. A Palermo sono stati arrestati 10 presunti scafisti del barcone soccorso ieri dalla nave svedese Poseidon con a bordo 52 cadaveri. Le vittime, tutti uomini, hanno avuto una morte orribile, intrappolati nella stiva della barca, asfissiati dai gas di scarico dei motori. Gli arrestati, 7 marocchini, 2 siriani e un libico, sono stati accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di omicidio volontario plurimo. Dopo aver rinchiuso i passeggeri nella stiva, gli avrebbero addirittura negato l'acqua. I cadaveri dei migranti morti sono stati portati al cimitero di Palermo, che è stato chiuso per motivi igienico-sanitari. Mancano bare e loculi per la sepoltura. Oggi circa 800 migranti sono sbarcati in Calabria, a Vibo Valentia. Domani nei porti italiani sono attesi nuovi arrivi. La strage continua e questo flusso senza fine ha spinto la Casa Bianca ad intervenire. Ci aspettiamo dall'Unione Europea una stretta sui trafficanti di esseri umani, ha detto il portavoce dell'amministrazione Obama e il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Ho il cuore spezzato per la morte dei migranti nel Mediterraneo, ha detto. La comunità internazionale faccia di più. Ed è emergenza anche sulle vie che portano al nord Europa. In Gran Bretagna è stato fermato un camion guidato da un italiano che trasportava 27 migranti e sulla rotta balcanica in Austria sono 71 i migranti trovati morti, soffocati su un tir, fra loro anche 4 bambini. Migliaia di profughi intanto attraversano il confine fra Serbia e Ungheria. I barconi che affondano e i tir che uccidono, o quasi, dopo la strage in Austria con 71 corpi senza vita trovati nel camion che era stato abbandonato su un'autostrada nei pressi del confine con l'Ungheria. In Gran Bretagna la polizia ha fermato un tir con 27 migranti a bordo, esausti e assetati. Il camion a targa italiana e l'autista, anch'esso in stato di fermo come i migranti, sarebbe un cinquantenne di nazionalità italiana. Per lui l'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per i profughi, tutti uomini, in maggioranza iracheni e iraniani, è quella di ingresso illegale nel Regno Unito. Il fermo è avvenuto in Inghilterra meridionale, in una stazione di servizio di Cobham. Con tutta probabilità il tir proveniva da Calais e la segnalazione che ha permesso alla polizia britannica di intervenire è arrivata appena in tempo, prima che si potesse consumare una nuova tragedia, come in Austria, dove si sono completate le operazioni di recupero dei cadaveri all'interno del tir rinvenuto sull'autostrada che dal confine ungherese porta a Vienna. Si temeva che le vittime fossero 50 e invece, ammassati senza vita dentro quel camion, c'erano 71 corpi, tra cui 4 bambini. Le vittime sono in maggioranza siriane e sono morte asfissiate su un mezzo usato per trasportare pollame. La polizia ungherese ha arrestato come presunti responsabili della strage del tir 3 bulgari e un afgano. L'autostrada su cui il camion di produzione slovacca con la targa ungherese è rimasto a lungo inosservato è nota per la tratta dei profughi. Sono molti gli arresti che avvengono proprio in questa zona non lontana dal confine con l'Ungheria e la polizia ha dichiarato di essere in difficoltà. I tir di passaggio sono tantissimi, non possiamo controllarli tutti. E come se non bastasse, in Ungheria un camion pieno di profughi siriani diretti a Budapest si è ribaltato in autostrada provocando 10 feriti.
Sul caso Roma le opposizioni sono scatenate contro la decisione del governo di affiancare il prefetto Gabrielli al sindaco Marino. Brunetta invoca l'intervento del Presidente della Repubblica e definisce mostruosa la soluzione, mentre Maroni dice il sindaco di Roma non può far finta di nulla. Mentre non si placano le polemiche sull'amministrazione comunale di Roma con i partiti di opposizione che continuano a chiedere elezioni anticipate, interviene anche il numero uno dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, che dice: la macchina comunale è complicata ma sono ottimista, l'anno santo sarà organizzato senza problemi, la situazione di Milano sembrava anche più complicata. Ma di tempo ce n'è davvero poco, mancano poco più di 3 mesi al giubileo straordinario indetto da Papa Francesco e non ci sono certezze sulle risorse su cui il Campidoglio potrà contare per le iniziative da mettere in cantiere al fine di accogliere al meglio i milioni di pellegrini che arriveranno in città. Per la prossima settimana è in agenda un incontro tra governo e comune per trovare nelle pieghe del bilancio capitolino fondi supplementari. Intanto nel mirino dei partiti di minoranza resta la designazione del prefetto Gabrielli come supervisore delle scelte strategiche del sindaco e dell'amministrazione. Non esistono norme che prevedono la possibilità di affidare al prefetto atti di indirizzo, attaccano i radicali, denunciando la scelta come un escamotage per evitare il commissariamento e quindi le urne anticipate. Della stessa idea anche Renato Brunetta, Forza Italia, che si appella addirittura al Presidente della Repubblica perché intervenga contro una decisione del governo che il capogruppo azzurro definisce mostruosa. Chiedono nuove elezioni anche i grillini con Luigi Di Maio. La risposta del partito di Angelino Alfano arriva da Cicchitto, che dice: non esistono gli estremi per commissariare Roma per mafia, la scelta del governo è la più ragionevole, cioè quella di mettere sotto un rigoroso controllo tutti gli aspetti più discutibili. Questa sera, durante un dibattito alla Festa dell'Unità di Milano, c'è stato l'affondo del presidente di Confindustria Squinzi contro i sindacati. Il sindacato in Italia mediamente è stato un fattore di ritardo, ha fatto ritardare tanto l'efficienza e la competitività complessiva del paese, ha dichiarato il numero uno degli industriali, parole che suscitano la reazione del leader della UIL, Barbagallo, secondo il quale le accuse generiche lasciano il tempo che trova, e del segretario generale della CGIL, Camusso, che rileva come Squinzi continui ad usare luoghi comuni e come il governo, non riuscendo ad affrontare i problemi del paese, trova su chi scaricarli, e cioè sul lavoro. Salvatore Girone, il marò trattenuto in India, ha contratto la dengue, una tipica febbre virale tropicale, ed è ricoverato in uno degli ospedali di Nuova Delhi. Le sue condizioni di salute non sono gravi, ma dall'Italia sono partiti 2 medici militari e i familiari del fuciliere. Si pensa ad un suo possibile rimpatrio. È un'estate difficile per i marò. Prima una sentenza che allunga i tempi della giustizia, poi le condizioni di salute precarie dei soldati. Massimiliano Latorre è da tempo in Italia per curare i postumi di un'operazione al cuore. In India, accusato di omicidio, resta Salvatore Girone, che nei giorni scorsi ha contratto la febbre dengue. A detta degli specialisti, il militare italiano non rischia la vita, ma alla volta dell'India sono partiti la moglie, i figli e il padre del fuciliere. Il ministro della difesa Roberta Pinotti ha inviato a Nuova Delhi 2 medici italiani. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, dice il ministro. Ma i parenti si appellano al governo, si venga a curare in Italia, dice il papà Girone prima di prendere l'aereo. Solo qui può essere seguito al meglio. La dengue è una malattia virale pandemica che si trasmette attraverso la puntura di una zanzara, una sindrome tipica dei turisti che tornano dall'India, specie nella stagione dei monsoni. Ancora una volta, quindi, le cartelle cliniche si mischiano ai faldoni degli atti giudiziari. La richiesta di far rientrare il soldato si scontra con la recente pronuncia del Tribunale del Mare di Amburgo, che ha congelato la disputa tra India e Italia, incaricando un tribunale ad hoc. Una mezza vittoria per l'Italia. La malattia del marò riaccende il dibattito politico. Basta perdere tempo, dice Giorgia Meloni, leader dei Fratelli d'Italia. Sempre nel centrodestra, Mara Carfagna di Forza Italia si appella all'esecutivo Renzi. Basta scuse, basta tergiversare, fatelo tornare. Di forte senso di ingiustizia parla Michele Emiliano, esponente del PD e soprattutto presidente della Puglia, la regione dei 2 fucilieri. Salvatore è una persona da anni confinata in un paese straniero per ragioni giuridicamente inaccettabili. C'è stata una svolta per l'omicidio in villa a Catania. Alfio Longo non è stato ucciso dai banditi, ma dalla moglie Vincenzina Ingrassia, che ha poi inscenato la rapina. L'ho fatto, ha detto, dopo 40 anni di maltrattamenti subiti.
ucciso con lo stesso ciocco di legno con cui poche ore prima aveva picchiato la moglie, Vincenzina Ingrassia, di 64 anni, che da vittima per 40 anni delle violenze dei soprusi del marito si è trasformata nell'assassina di Alfio Longo, di 67 anni. La donna è crollata dopo una notte di interrogatori nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Catania. Una confessione che ha aperto uno squarcio nella vita apparentemente tranquilla di questa coppia di pensionati di Biancavilla, un paese alle pendici dell'Etna. Gli investigatori hanno messo insieme gli elementi raccolti nella villetta dove nella notte tra mercoledì e giovedì è stato trovato cadavere Alfio Longo, con la versione fornita dalla moglie. Una rapina finita male, ma con troppe contraddizioni, una messa in scena che non ha retto agli occhi degli specialisti dell'arma. Una vita passata a subire i soprusi del marito, ma senza mai presentare denunce, violenze fisiche e psicologiche quotidiane che Vincenzina Ingrassia non ha più sopportato. Alla fine della confessione, la donna, fermata con l'accusa di omicidio volontario, ha detto agli inquirenti: provo più vergogna che rimorso. Se il movente appare evidente, rimangono però alcuni particolari da chiarire: la presenza di una piccola piantagione di marijuana tra i filari ordinati di una piccola vigna e alberi da frutta della villetta della famiglia Longo, e la mansarda dove c'era una stanza per l'essiccamento e la conservazione della droga, e poi una pistola calibro 9 e il fucile calibro 12 trovati nella legnaia. Per lo sport è un momento piuttosto frenetico per il calcio italiano. A fianco dei sorteggi delle coppe europee convivono gli ultimi decisivi colpi di mercato e una seconda giornata di campionato che è già alle porte e che domenica proporrà Roma-Juventus. Urna benevola quella di Monte Carlo per le nostre formazioni impegnate in Europa League. Nel gruppo D il Napoli affronterà il Bruges, Legia Varsavia e i modesti danesi del Midtjylland. La Lazio in cerca di riscatto dopo l'eliminazione dal preliminare di Champions se la vedrà invece con gli ucraini del Dnipro, finalisti lo scorso anno, coi francesi del Saint-Étienne e i norvegesi del Rosenborg. Ritorno al passato invece per il neotecnico della Fiorentina Paolo Sousa, che nel gruppo I si ritroverà di fronte il suo Basilea, oltre che i polacchi del Lech Poznan e i portoghesi del Belenenses. Ma questi sono anche gli ultimi giorni bollenti di calciomercato che vedono le grandi ancora molto attive. Juventus e Roma, attese domenica dal big match di campionato, potrebbero vedere schierati in campo gli ultimi arrivati. Juan Cuadrado ha scelto la maglia numero 16 per questa sua seconda avventura italiana, dicendosi pronto, anche se a tempo limitato e con le idee ben chiare. Sappiamo anche noi che siamo una grande squadra e ci abbiamo tutto per andare a fare il nostro gioco e vincere e iniziare questa lotta per lo scudetto. Meno sparagnino e dunque in linea col suo viso da bravo ragazzo Lucas Digne, fortemente voluto dal connazionale Rudy Garcia per garantire copertura sulla fascia sinistra dei giallorossi. Nessun avvertimento alla Juventus, ma la speranza di poter essere della sfida. Intanto per il club bianconero giunge dalla Germania un segnale criptico. Lo Schalke 04 ha infatti schierato il suo fantasista Julian Draxler nella sfida di Bundesliga persa malamente contro il Wolfsburg. La Roma invece ha definito il prestito al Genoa dell'argentino Iturbe ed è ora pronta a sistemare almeno uno tra i Barbo e gli Aic, con quest'ultimo richiesto dall'Inter, che girerebbe ai giallorossi il centrale difensivo Joan Jesus. Con l'arrivo dal Genoa del centrocampista slovacco Juraj Kučka si è invece ufficialmente chiuso il mercato del Milan. La Fiorentina infine ha acquistato dal club arabo del Banias il 32enne centrocampista spagnolo Juan Verdú, cresciuto nella cantera del Barcellona e passato poi per Espanyol, Betis Siviglia e Deportivo La Coruña. E non solo Bolt ai mondiali di atletica in Cina, la velocità ha anche una sua grande regina al femminile, l'olandese Daphne Schippers, che ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 200 metri. La velocista olandese, dopo l'argento nei 100, si è imposta col tempo di 21,63, terza prestazione di tutti i tempi e record europeo strappato a miti della Germania dell'Est come Drexler e Koch, precedendo le giamaicane Elaine Thompson e Veronica Campbell Brown. La vittoria è di portata storica anche perché l'ultima atleta bianca a vincere un titolo era stata a Parigi nel 2003 la russa Kapinskaya, poi finita nelle maglie del doping. Inoltre, in 14 edizioni del mondiale, solo 5 volte una bianca aveva trionfato nei 200. Bene, l'ultima notizia per quanto riguarda il nostro giornale, la prossima edizione alle 7:30. Grazie per essere stati con noi, buonanotte.